mondo della sincronicità. Vanno bene i tarocchi per esplorare il mondo della sincronicità. Quindi partiamo e cerchiamo di capire come ti vede questa persona, quanto è coinvolta con te e che cosa vede. Allora, per prima cosa scegliamo il testimone. Scegliamo il testimone. Allora, primo testimone è il Buddha. Secondo, sì, i tarocchi sono un gioco, ragazzi, i tarocchi sono un divertimento, sono un intrattenimento. Scegliamo la seconda stesa, che è la stesa della piramide, e scegliamo la terza stesa, che è la stesa della stele. È un gioco divertente in cui una persona può trovare delle ispirazioni, diciamo, perché le volte danno delle ispirazioni. Non è che dobbiamo prendere i tarocchi per oro colato, oppure ti fanno una previsione, diciamo. E tu devi credere a quello che, cioè, perché sennò entriamo nel campo delle profezie che si autoavverano, no? Se pensi a una cosa nefasta. Tra l'altro, poi i tarocchi, i miei tarocchi, i Tarot, sono tarocchi evolutivi, trovano sempre una soluzione. Perché ricordiamoci che nella vita c'è sempre una soluzione. Questo deve essere il presupposto fondamentale. Nella vita c'è sempre una soluzione, anche in amore c'è sempre una soluzione. Questo è un altro punto fondamentale. In amore, perché c'è sempre una soluzione? Perché se io non riesco a far innamorare una persona, posso sempre disinnamorarmi io. E questo è il concetto di fondo. Perché, come dire, per mettersi assieme bisogna essere in due a volerlo, ma per separarsi o per dividersi basta una persona sola. Quindi, se una persona, diciamo, tra virgolette, non si fa amare, se una persona non si fa amare, praticamente basta, come dire, basta disinnamorarsi e che vada a farsi fottere fondamentalmente. Salutiamo la nostra Betty Cottage, ricordo, bravissima pittrice veneziana, Campomanin, Venezia, andatevi a fare un ritratto. Allora, quindi questo è fondamentale perché i tarocchi, i Tarot, danno sempre una soluzione. Quindi, e nella vita c'è sempre una soluzione. Dal primo vagito all'ultimo respiro, noi possiamo sempre trovare una soluzione. Sempre trovare una soluzione in amore, sempre trovare una soluzione in tutti gli ambiti della nostra vita. Non dobbiamo mai temere. Una soluzione è sempre possibile. Quando, diciamo, arriverà l'ultimo respiro, quell'ultimo respiro sarà sicuramente il desiderio di non morire. E non importa, quando lasceremo, tanto è un destino necessario, lasceremo questo corpo, vedremo cosa succederà. Comunque, per ora, vediamo di scegliere la prima stesa è il Buddha, la seconda stesa è la piramide, diamo la carezzina che vuole la nostra Carmela, e la terza stesa è la stele, la terza stesa è la stele. Quindi partiamo con il Buddha. Partiamo con il Buddha, come ti vede questa persona, come ti vede, come ti vede, vediamo questa persona come ti vede, come, diciamo, se ti pensa, ti cercherà, oppure non gliene fregherà una beata minchia, ti pensa, ti cercherà, oppure non gliene fregherà una beata minchia. Allora, salutiamo Roxy, Roxy Rosa, ti pensa, ti cercherà, oppure non gliene fregherà una beata minchia. Usiamo i Tarot, simbolo di trasformazione, antichi simboli di trasformazione, mescoliamo le carte. Senza gli occhiali io non ci vedo una mazza, neanch'io. Allora, ti cerca, ti pensa, ti vede, come ti vederà? Allora, mescoliamo le carte, vediamo un po' cosa ci raccontano i Tarot. Poi intanto potete concentrarvi, se volete, su una persona, perché ricordiamo che concentrarsi su una persona della quale vogliamo il responso dai tarocchi è comunque utile perché si facilita il meccanismo della sincronicità. Ricordiamoci che il meccanismo della sincronicità viene favorito proprio dal fatto che, se noi pensiamo una persona, tendiamo a connetterci con quella persona e connettendoci, diciamo così, con questa persona, noi possiamo, vedere praticamente tutto quello che questa persona ci dice e possiamo appunto avere dei vantaggi da questo punto di vista. Possiamo
avere dei grossi vantaggi, possiamo avere dei grossi vantaggi, possiamo avere dei grossi vantaggi. Quindi non temete che i vantaggi ci possono essere, i vantaggi ci possono essere. E quindi vediamo che cosa ci raccontano i Tarot. Tagliamo e cerchiamo di capire cosa ci raccontano i Tarot. Quindi vediamo questa stesa su come questa persona ti vede, su come questa persona ti pensa, su come questa persona ti cercherà o no, e siamo alla prima stesa, che è la stesa del Buddha. Poi ricordo, ci sarà la seconda stesa, che sarà la stesa della piramide, e per finire ci sarà la terza stesa, che è la stesa della stele. Ma partiamo con la prima stesa del Buddha. Allora, tagliamo i Tarot, vediamo cosa ci racconti di Tarot. Scegliamo le prime tre carte dei Tarot. Allora, beh, insomma, c'è da dire un po'. Allora, attualmente questa persona ti vede un po' come lamentosa, probabilmente ti sei lamentata, hai avuto le tue lamentele, ti sei rotta giustamente, magari anche però hai fatto un po' il canto del cigno della seduzione. Nella mitologia questa, la Malgagosta, rappresenta il bacio della morte della seduzione, rappresenta un po' un, diciamo, un essere mitico, un po' come l'unicorno, solo che in questo caso questo essere mitico è praticamente un incrocio tra la Malgasciona e l'aragosta bollita, quindi la simbologia è il nero, il vuoto incrociato, abbiamo il cigno è la trasformazione, però è il canto del cigno, quindi ti sta dicendo che probabilmente c'è stato un addio, questa persona si è allontanata, e ogni addio deve essere un passo verso la trasformazione, che deve aprirti strade nuove. Quindi questa persona fondamentalmente che tu pensi non ci sarà storia, sarà un addio, però questo addio ti aprirà le porte, diciamo, a un'altra situazione. E in effetti abbiamo anche il Vaffa, quindi quest'addio, tu hai fatto praticamente il vaffa, o lo dai o lo ricevi, però diciamo oramai devi pensare che questa storia non ha più senso di andare avanti, perché probabilmente se hai fatto la Malgagosta ti sei beccata anche un vaffa dei, ti sei beccata anche la supposta, però nel frattempo tu devi evitare il giudizio, devi anche evitare di stare dietro a seguire una persona, devi evitare assolutamente di inseguire una persona. Ah, brava Roxy, quindi questo è un punto molto importante. Attenzione, perché il regista ti invita a diventare consapevole delle tue forze, non farti mai coinvolgere. Devi assumere una nuova opportunità, una nuova possibilità di vivere un ruolo da protagonista nella tua vita, devi dirigere la tua narrazione con saggezza e soprattutto discernimento, e trasformarti in donna cuciniera, come parlo di donna potrebbe anche essere uomo, comunque devi mettere in atto questa trasformazione. La donna cuciniera, chi è la donna cuciniera? Beh, la donna cuciniera è una donna che sa, è una donna che sa fare che cosa? Che sa fare tante cose, la donna cuciniera. È un alchimista, sa, diciamo, bilanciare molto bene gli ingredienti. La donna cuciniera ti invita a essere consapevole delle proporzioni, in cucina come nella vita, saper usare sale quanto basta, e, diciamo, amore in abbondanza. Comunque fai attenzione, perché questo deve essere quello che ti porta a migliorare. Quindi queste prime tre carte ci dicono: c'è una relazione che finisce, c'è un abbandono, vedi, ci sono i vincoli che devi superare, devi diventare iperlogico, perché tu incontrerai una nuova persona. Ecco, queste carte sono fantastiche, sono tre carte fantastiche, ti dirà che avrai delle cose da superare. I vincoli rappresentano le tue paure interiori, e ogni vincolo, ogni testa del drago che tu abbatti, perché il drago ha sette teste, il vincolo del drago ha sette teste, ogni testa del drago che abbatti ti porterà
a superare, rappresenta un po' l'appeso, il vincolo ti insegna che talvolta la crescita personale richiede di affrontare le tue paure, tu devi essere in grado di affrontare le tue paure, sospenderti nel vuoto anche per vedere al meglio il problema, quindi hai tutte le possibilità di guardare oltre e di andare avanti. Devi perscrutare, devi diventare iperlogica, cercare nuove possibilità. Hai nuove possibilità nella tua vita, hai la possibilità di trovare nuove persone, nuove situazioni, nuovi amori. E, diciamo, la lanterna rappresenta la ricerca della conoscenza. Fate attenzione alle lucciole, vedete che ci sono anche le lucciole sono le distrazioni, l'illusione, le credenze negative, quindi non prendere lucciole per lanterne, tu segui sempre la lanterna, non devi assolutamente prendere lucciole per lanterne. Poi c'è anche la notte che rappresenta la ricerca interiore, l'introspezione, hai tutte le possibilità, hai anche l'uovo che anche qua rappresenta, salutiamo la nostra Sissi, la vecchia, rappresenta il simbolo di trasformazione, quindi devi tenere presente che tu dovrai cercare questa nuova persona, è un punto importante, come dice la nostra Betty Kotich, con questa nuova persona avrai amore in abbondanza, affetto quanto basta, un po' di sesso e amalgamare il tutto, quello che fa la donna cuciniera, bene bene. E poi per poter trovare veramente questa nuova persona dopo aver lasciato, perché un abbandono può far soffrire, ma tu devi essere pronta ad affrontare questo abbandono, devi essere pronta a superare questo abbandono. Hai tutte le possibilità, hai tutte le chance, hai tutte le carte in regola per superare l'abbandono. Veramente hai tutte le carte in regola per superare l'abbandono. Niente e nessuno ti può impedire. Niente e nessuno ti può impedire di superare veramente l'abbandono. Hai questa chance, hai questa possibilità e tu ce la farai, tu ce la farai, tu ce la farai. E quindi guarda oltre, vai avanti perché tutte le strade sono aperte e potrai veramente fare un salto quantico. Ripeti dentro di te, io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. E per finire c'è la settima carta, che è la carta del diavolo. Il diavolo rappresenterà le tentazioni che entreranno nella tua vita, ma il diavolo rappresenta anche la possibilità, il libertino, il diavolo rappresenta anche una grande opportunità, perché il diavolo ti dà una grande possibilità. La carta numero 15 dei Tarot ti dà un'enorme possibilità, ti dà la possibilità di ottenere veramente dei grandi risultati nella tua vita. Il diavolo ti dà l'opportunità di navigare tra le tentazioni, di riconoscere le tentazioni, di trovare, una nuova visione nella tua vita. Questa è la tua opportunità. Ma fai attenzione, perché il libertino è come un'ombra che attrae, ti promette con la promessa di desideri proibiti e ti può far cadere anche in tentazione. Quindi dipende da te superare la tentazione e guardare oltre. Quindi, ricapitolando questa stesa, la persona che pensi, caput, finisce la storia, non c'è verso. Devi trovare un'altra persona, perché la persona che pensi non ti vuole, non gli interessi, hai fatto la malgagosta, sei stata appiccicosa, oramai la storia è esaurita. Bisogna guardare oltre, quindi dalla malgagosta devi passare alla donna cuciniera, utilizzare, abbattere i vincoli, utilizzare il mantra e vedrai, affrontare anche le stese con, gli incontri con personaggi molto forti che però possono far sì che tu, se non confonderai lucciole per lanterne diventando un po' iperlogica, riuscirai finalmente a trovare una nuova storia d'amore, ma la vecchia storia d'amore è caput. Passiamo, che poi magari non era neanche amore, alla stesa della piramide. Vediamo la seconda stesa, che è la stesa della piramide. Vediamo cosa ci racconta la stesa della piramide.
La stesa della piramide. Cosa ci racconta la stesa della piramide? Che cosa ci racconterà la stesa della piramide? Vediamolo qua. Qualcosa ci racconterà la stesa della piramide. Allora, cerchiamo di capire un attimino che cosa ci racconta la stesa della piramide. Qual è il racconto che ci fa la stesa della piramide? E guardiamo oltre e che non se ne parli più. Guardiamo oltre, andiamo avanti. Cosa ci racconta la stesa della piramide? La stesa della piramide ci racconta qualcosa. Qualcosa di importante, vediamo quali sono le informazioni che ci dà la stesa della piramide. Allora, tagliamo e scegliamo le prime tre carte per quanto riguarda la piramide. Beh, direi che sono carte molto interessanti. Abbiamo, allora, intanto la fedeltà. Quindi la carta della fedeltà che tocchi. Ma che cavolo ti fai? C'è un computer, Befana, Carampana. Questa osserva tutto. Allora, abbiamo la prima carta che è la carta della fedeltà. La carta della fedeltà è una carta molto interessante che ti invita a essere fedele con te stessa. Intanto, questa relazione hai una fedeltà, diciamo, è una, come dire, una relazione. Devi guardare oltre però, vedete che abbiamo anche questa, diciamo, la regina, abbiamo anche in questa carta c'è anche la regina Elisabetta, l'arma dei carabinieri nei secoli fedele, ma questa carta è una carta soprattutto introspettiva, non è detto che sia, la fedeltà è la carta della fedeltà rispetto a se stessi, quindi nell'esoterismo la carta della fedeltà ci insegna che questa ultima, cioè la fedeltà, non è soltanto un segno di amore pure sincero, ma ti ricorda l'importanza di essere fedele soprattutto a te stessa, di dosare le tue parole e proteggere i tuoi valori da tutto ciò che potrebbe in qualche modo tradire il tuo sé superiore e la tua integrità. Attenzione, perché la fedeltà ti insegna a riflettere sulla fragilità e sulla fiducia, sulla fragilità della fiducia che noi possiamo avere dentro noi stessi, perché può girarsi in una cesta di lumache che rappresenterebbe l'infedeltà ma soprattutto la sfiducia in se stessi. Quindi abbiamo come simbolo anche Penelope, che rappresenta il simbolo per antonomasia della fedeltà femminile, ad esempio. Quindi ti esorta anche tu a essere fedele se sei donna. E poi di nuovo la carta interessante della donna cuciniera, quindi come ti vede questa persona? Beh, ti vede sicuramente, tu sarai o comunque donna cuciniera o uomo cuciniera. La carta della donna cuciniera non è soltanto una carta legata alla femmina di per sé, può essere vista da una femmina come un uomo, ma comunque significa che una persona che sa utilizzare le prospettive giuste. Poi ovviamente in questi tarocchi interattivi devi calibrarli su te stessa, salutiamo Fausto, devi calibrarli su te stessa, devi calibrarli su te stesso. Abbiamo questa grande chance, questa grande possibilità, è la temperanza praticamente, no? Ogni opportunità deve creare armonia, deve diventare una ricetta unica. L'uovo rappresenta anche la creazione cosmica, l'alchimia, poi abbiamo, come vedete, le stelle di quattro colori che rappresentano i quattro elementi alchemici, terra, aria, acqua e fuoco. Quindi devi imparare ad usare gli ingredienti della vita, come dicevamo prima, amore in abbondanza, un po' di sesso, un po' di passione, un po' di trasgressione, un po' di, ma è tutto, anche affetto, coccole, tutto quello che serve per guardare oltre e per andare avanti. Quindi, poi abbiamo la papessa. La papessa rappresenta per eccellenza, se sei donna, la donna di qualità. Quindi la persona che ti interessa ti vede sicuramente come una donna di qualità. La donna di qualità che ha la forza, ha la giustizia, la chiaroveggenza, una intuizione, una percezione di mondi sottili, un fiore di loto che vedete sulla testa, la percezione della forza femminile, la forza del subconscio. Quindi questa persona ti vede sicuramente come una donna di qualità o come una persona di qualità, se tu sei uomo ovviamente, non importa. Quindi
Non è che c'è un sesso, quando parliamo di donna di qualità, poi la donna di qualità è, come dire, non parliamo solo di conoscenza, ma anche di forza interiore, energia sessuale, rappresenta anche l'energia sessuale, diciamo, rappresenta anche un po' la regina Nefertiti, insomma, fondamentalmente. Quindi i fiori di loto rappresentano proprio la forza femminile che è anche presente dentro al maschio, comunque. E poi abbiamo, quindi queste sono le prime tre carte, vediamo cosa ci raccontano le altre tre carte dei tarocchi. Abbiamo l'atto di coraggio, il calesse, e il tarasole. Qua abbiamo tre carte interessanti. Allora, comunque devi fare finalmente un atto di coraggio. L'atto di coraggio cosa vuol dire? Che devi guardare oltre, devi imparare veramente a fare qualcosa di diverso. Lasciati andare, non stare sempre nelle stesse, diciamo, nei tuoi soliti schemi. Se vuoi veramente ottenere qualcosa di più da questa storia, da questa relazione, da questa amicizia, insomma, questo è quello che è, devi dimostrare di fare un atto di coraggio, devi dimostrare di avere il fuoco della passione dentro, devi dimostrare di fare un atto di coraggio, di avere forza interiore e diciamo anche lavorare su te stessa, però anche lavorare su te stessa cosa significa? Che qua hai due possibilità, due strade, un bivio. Il parcheggio del cimitero come metafora del negativo, come metafora abbiamo come metafora della situazione spesso negativa, la carriola è il simbolo di una battaglia interiore fondamentalmente, no? Una battaglia che devi vincere con te stessa, con la testa che tira da una parte e diciamo la mente che tira da una parte e il cuore che tira dall'altra. Tu potresti finire in un impasse, potresti non andare da nessuna parte, o peggio, scegliere la strada nefasta, negativa del parcheggio del cimitero, quindi visto come metafora del negativo. Quindi è soltanto attraverso il tuo equilibrio interiore che tu potrai fare la scelta giusta e andare a direzionarti veramente verso il positivo. Quindi se riuscirai a fare questo, per te splenderà il tarasole splenderà per te se tu riuscirai a fare questo. Il tarasole, i suoi raggi rappresentano l'energia espressa verso il mondo esterno, la luce, la vitalità, la serenità, la positività. Il tarasole ti insegna che la luce interiore, perché di luce interiore si tratta, può, ecco Rosy, come stai Rosy? Speriamo che stai bene. Intanto invito tutti a mettere un like che non costa niente, se qualcuno volesse fare una donazione al canale può farla dando un sostegno al canale, se qualcuno vuole abbonarsi al canale può farlo andando nella home page e cliccando sul tastino diciamo abbonati. E quindi il tarasole ti insegna che la luce interiore può dissolvere le ombre delle incertezze come un raggio di sole che ti illumina. Attenzione perché tu sei creatore del tuo destino, quindi non sperare, adesso non è venuta la manna dal cielo, ma che caschi la manna dal cielo, salutiamo Leonardo, perché tu, il tarasole rappresenta il paladino dell'agire, quindi il sole splende se tu agisci, non se stai passivo, passiva, ferma, devi agire, devi fare, devi mettere in atto, veloce, rapida, salutiamo Leonardo, con forza, con energia, devi farcela. Sole papessa, come dice la nostra Carmela, sono le carte più belle, però ci devi mettere forza e energia, anche nella qualità. E dipende da te, quindi hai, come dire, l'universo ti offre tutte le possibilità, hai tutte le chance di questo mondo, ma devi trovare la tua carica interiore, la tua forza interiore. È venuto fuori anche il canto della sirena, evitando quindi che cosa? Di fare la patella sullo scoglio, ma di attrarre la sirena, che è uscita come sirena, quindi non è patella sullo scoglio, è sirena, però sapete che queste carte ambivalenti annunciano sempre la possibilità di rischio, no? Quindi
Questa, tra l'altro, è anche l'ultima carta di Tarot. È la patella sullo scoglio e la sirena. Quindi lo scoglio è, come dire, rappresenta gli attaccamenti della vita. Non bisogna attaccarsi. In questo momento hai superato gli attaccamenti, ma probabilmente ci sono stati momenti della tua vita in cui hai sofferto molto per attaccamenti. Hai sofferto molto per attaccamenti. Nell'esoterismo l'attaccamento, questa carta dell'attaccamento, che si chiama la carta dell'attaccamento, ti insegna che aggrapparsi a un risultato diventa una catena che ti imprigiona, che ti impedisce tra l'altro di ottenere proprio quel risultato, perché noi non possiamo ottenere ciò che non andiamo in qualche modo a stimolare. Quindi questo è il concetto di fondo. Devi eliminare l'attaccamento. Attenzione, perché l'attaccamento ti fa riflettere sull'importanza della libertà interiore, sull'importanza di poter ottenere veramente i risultati che desideri. In ogni momento l'attaccamento è un'opportunità, comunque, per distaccarti, diventando una sirenetta che in questo momento sei. Attenzione che non avvenga il ribaltamento, perché queste carte doppie rappresentano una situazione rappresentano una situazione dove tu sei, diciamo, in cui ti trovi, però c'è sempre il rischio del ribaltamento. Bene, passiamo alla terza stesa che faremo super velocemente, la stesa della stele in 448, questa la facciamo, proprio giriamo una carta, mezza carta per la stesa della stele. Sto scherzando ovviamente, anche la stesa della stele verrà vista con le dovute, era vista con le dovute, con i dovuti tempi. E vediamo, quindi la stesa della stele cosa ci racconta, come ti vede questa persona, ti pensa, quindi tu pensa a questa persona, concentrati su questa persona. Ma anche la stesa del Buddha era bella, la stesa del Buddha ti dice soltanto, la prima stesa, che dovevi toglierti dai maroni quella persona che non ti dava i benefici, insomma, non ti dava le cose di cui tu avevi bisogno, perché questo è un po' il concetto di fondo, no? Ogni giorno si aprono nuove chance, nuove possibilità, e noi dobbiamo esplorarle. Vediamo la terza stesa. Beh, non è male neanche questa. Allora abbiamo di nuovo la donna cuciniera, il divenire e il desiderio. Donna cuciniera, divenire, desiderio. Allora, sicuramente questa persona anche qua ti vede positivamente, perché viene percepita come una donna cuciniera, fondamentalmente. Una donna cuciniera, ripeto, non è soltanto una donna che sa cucinare, ma rappresenta sicuramente una figura istituzionale, la donna cuciniera, ma come vedete rappresenta anche la possibilità. Abbiamo anche il triangolo, no? Il triangolo con la punta verso l'alto, il triangolo con la punta verso l'alto rappresenta la trinità, l'armonia tra spirituale e materiale, quindi sarebbe la carta della temperanza, della persona che sa dominare le sue emozioni. La carta della temperanza rappresenta l'equilibrio, la moderazione, l'armonia, quindi vieni vista come una persona moderata, una persona armonica, una persona sicuramente più istituzionale, questa donna o questa persona che miscela sapientemente gli ingredienti della vita, un artista, diciamo, dell'alchimia. La donna cuciniera unisce, diciamo, gli elementi con grazia, con maestria, con armonia. D'altra parte abbiamo anche l'uovo, che è il simbolo della creazione cosmica, ma è anche il simbolo della fecondità, un simbolo alchemico per eccellenza, l'uovo. La donna cuciniera ti guida e ti induce a trovare l'equilibrio. L'equilibrio tra i diversi ingredienti della tua vita, perché nella vita di ogni persona ci sono diversi ingredienti e quindi devi trovare il giusto equilibrio tra il lavoro, la famiglia. Ho fatto anche un test, non so, un sondaggio, non so se l'avete fatto sul mio canale YouTube Massimo Taramasco, dove se non l'avete fatto andatelo a fare, lo trovate nella community. Ci sono diversi sondaggi in realtà, fateli un po' tutti, dove ad esempio uno dice che cos'è il valore più importante della tua vita, la famiglia e i figli,
l'amore romantico, oppure la spiritualità, oppure il lavoro. Certo, uno deve dare una... Qual è per voi? Qual è il valore più importante? Famiglia, figli, amore romantico, famiglia, figli, amore romantico, lavoro o crescita spirituale? Provate a scriverlo se volete anche qua. Qual è per voi il valore più importante? Uno dice sono tutti importanti, certo, ma dovendo scegliere il primo, dovendo è tutto, ho capito, però mettiamo il primo in assoluto, famiglia, figli, lavoro, amore romantico oppure crescita spirituale, dite qual è quello che secondo voi è il più importante. Lavoro e crescita, ok, lavoro primo, crescita secondo. Un po' di tutto, un primo la spiritualità per la nostra Beti. Per trovare la risposta ho fatto due alla volta, ho fatto seconda alla volta la parte emotiva. Vabbè, e cosa ti ha detto la parte emotiva? E quale ti ha dato? Amore e spiritualità. È tutto correlato, però ok. Comunque, qua rappresenta la donna cuciniera, quindi che deve miscelare un po' tutte le cose. Poi abbiamo l'elastico del desiderio. L'elastico del desiderio significa che devi saper farti desiderare. Cioè questa persona ti vede attualmente col desiderio un po' piccolino, diciamo, quindi probabilmente devi diventare un po' più, devi stuzzicare un po' di più, ecco, perché ti desidera poco vuol dire che sei poco stuzzicante, quindi vuol dire che probabilmente in questo momento, sia che tu sia maschio, sia che tu sia femmina, sei poco sensuale, un periodo in cui non riesci, diciamo, a stuzzicare con il desiderio, ti presenti un po' smunta, quindi devi, questo elastico del desiderio devi tenderlo, devi farlo crescere un po' di più, devi stuzzicare un po' di più. Bravo Leonardo, crescita spirituale. E poi abbiamo il divenire, che in questo momento sei una farfalla, cioè attiri farfalle fondamentalmente. E ricordiamo che le carte doppie possono essere sempre, come dire, ambivalenti, no? Quindi in questo momento tu sei come un bel giardino, però c'è stato un momento in cui era una merda e quindi attiravi mosche, quindi la cosa importante è tenere presente che c'è il verso e l'inverso, quindi con le carte doppie bisogna sempre agire nel modo giusto. Vediamo le altre tre carte di Tarot, il Vaffa, l'obiettivo, il regista, l'obiettivo e l'atto di coraggio. Allora, che ci dicono queste tre carte? Ci dicono che intanto deve avere un sogno. Intanto questa persona ti vede positivamente, però devi farti desiderare un po' di più, ecco, questo è il messaggio, devi farti desiderare un po' di più, stuzzicare un po' di più, probabilmente in questo periodo ti fai vedere come un po' smunta, ti fai vedere come un po', come dire, sciattona, ecco, cerca di non essere sciattona, cerca di essere un po' più frizzante, quindi definisci anche un tuo obiettivo nei confronti magari di questa persona o di altre persone, comunque della persona che pensi, no? Perché l'obiettivo ti aiuta a canalizzare le tue energie, l'obiettivo ti aiuta a focalizzare le tue energie, l'obiettivo ti aiuta a raggiungere ciò che è importante per te. Questa carta ti insegna che il sogno è come una bussola interiore, una forza che ti guida, un'energia che ti porta, che può illuminare il tuo percorso. Quindi datti un obiettivo e diciamo, vediamo prima questa, come diventa il regista della tua vita. Se ci sono delle cose negative, levate dalle palle, cioè se tu vuoi raggiungere un obiettivo non devi avere distrazioni, devi levarti dai maroni tutto ciò che è negativo, tutto ciò che ti impedisce di andare oltre, tutto ciò che ti blocca, tutto ciò che ti impedisce, tutto ciò che è negativo, devi guardare oltre. E poi, diciamo, ovviamente devi fare un atto di coraggio, vuol dire, insomma, sii un po' irriverente, esci un po' dalla tua zona di comfort, fai qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa che ti dia più forza, qualcosa che ti dia più energia. L'atto di coraggio ti dice che tu puoi, se vuoi, farlo. E questo è un punto molto importante e viene di nuovo fuori la carta dell'istituzione della trasgressione.
che veniva anche fuori un po' con la donna cuciniera, che era la figura istituzionale. Trasgressione, istituzione, ti dice che anche qua, in questo momento, sei vista come istituzionale. Ci sono stati dei momenti in cui tu dovresti essere un po' più trasgressiva, probabilmente. Cioè, questa carta, l'istituzionale è il custode delle tradizioni, il guardiano delle conoscenze, tramandata attraverso le ere. La sua permanenza è come una fortezza di stabilità, un faro nell'oscurità dell'incertezza. Quindi un uomo serio, una donna seria, ma non fatevi trarre in inganno, perché ci va anche qualcosa di irriverente. Devi anche ogni tanto mostrarti irriverente, un po' più piccante. Non può essere solo l'istituzione, ci va anche la trasgressione. Quindi l'istituzionale va bene, ma mettici una punta di trasgressione se vuoi attrarre maggiormente. Ecco questo il concetto fondamentale. Quindi mettete un like e iscrivetevi al canale. Attivate la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video. Seguitemi su tutti i canali YouTube.